Buongiorno a tutti, bentrovati, benvenuti al webinar per la soluzione modulare di sicurezza MyKnox. Vi ringrazio della vostra partecipazione. Piccolo cappello per presentare Pizza Italia. Pizza Italia è un'azienda che da anni fornisce sistemi di sicurezza che vanno dalle centraline di sicurezza ai sistemi configurabili di sicurezza e PLC di sicurezza. Oltre a questi prodotti, forniamo anche servizi che vanno dalla formazione per quanto riguarda le direttive macchine e quelli che sono i vari standard di sicurezza e forniamo servizi anche per l'analisi di rischi, per esempio. Cominciamo. Mi presento, io sono Marco Pellizzaro. Sono Divisional Manager di PLC Italia e mi occupo di tutti quelli che sono le dispositivi configurabili e relay di sicurezza. C'è un mio collega con me, Alessandro. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Cotroneo, io sono un sales engineer per l'area nord-ovest d'Italia e insieme a Marco vi accompagnerò in questo percorso alla conoscenza di questa nuova e rivoluzionaria piattaforma che abbiamo battezzato MyKnox. Prima però di cominciare il percorso, due importanti informazioni di servizio. Potrete trovare nella dashboard con cui vi siete collegati al webinar, innanzitutto un documento che raccoglie alcune informazioni utili sul prodotto che andremo a vedere oggi, ma soprattutto la parte vitale, per noi e per questo webinar, la sezione dedicata alle domande a cui poi andremo a dare risposta una volta conclusa la presentazione. Bene, partiamo con l'agenda. La prima parte sarà dedicata alla presentazione delle caratteristiche generali del prodotto. A seguire andremo a scoprire qual è il processo rivoluzionario di ordinazione e i vantaggi che può dare a ciascuno di voi nel proprio lavoro quotidiano. In seguito entreremo in una panoramica tecnica dove andremo ad approfondire le caratteristiche degli elementi componenti di questo sistema. Ed infine ci addentreremo in una panoramica di esempi che potranno essere correlati alle vostre esperienze di lavoro quotidiana. In questo grafico andremo a vedere il riepilogo delle soluzioni di sicurezza attualmente presenti. L'esempio più semplice per complessità, costi, ma anche per numero di funzioni che si possono sviluppare, sono i moduli di sicurezza che tutti conosciamo e che possiamo dire gran parte di voi sono usi chiamare PILS, vista l'esperienza della nostra azienda in questo settore. In questo caso le possibilità sono limitate dalle caratteristiche dell'hardware. Salendo di complessità, vedrete invece alla vostra destra quello che sono i sistemi programmabili, che consentono una grossa flessibilità, molte funzioni di sicurezza, ma ahimè comportano l'utilizzo di software dedicati, non accessibili a tutti, e un aumento di costi. In questo gap si inserisce il MyKnox, che sposa caratteristiche di entrambe le soluzioni, fornendo un nuovo passaggio tra queste due realtà. Come potete vedere, la diagnostica e le tipologie di uscite rimangono semplici, tanto come i moduli di sicurezza. Mentre invece in soluzioni complesse bisogna spesso cavarsela anche con i vasti campi. Bene, partiamo con la presentazione del prodotto. Come vedete, MyKnox e MyKnox Creator, due elementi fondamentali di questa soluzione. Partiamo con l'uso previsto. Il MyKnox ha l'obiettivo di essere una soluzione per il monitoraggio di diversi tipi di funzioni di sicurezza, come le emergenze, i ripari, le barriere, i dispositivi ottoelettronici in generale, ma anche i dispositivi elettromeccanici, i dispositivi a due mani, insomma, tutte quelle che sono
le logiche di base della sicurezza. Fondamenti chiave della nostra soluzione. Si tratta di un relè di sicurezza modulare, a differenza dei classici relè di sicurezza che sono previsti per un uso singolo. È molto flessibile e facile da utilizzare tramite una logica interna che permette di realizzare delle combinazioni più complesse. Il MyPnot Creator è il cuore di questo sistema, un software a disposizione di tutti e molto semplice da utilizzare, che non richiede competenze di programmazione, ma è un semplice e potente editor logico che permette di inserire le funzioni di sicurezza della vostra macchina o della vostra attrezzatura e realizzare in modo semplice e veloce la vostra applicazione. In più vi offre la simulazione offline e una documentazione comprensiva di tutto quello che sono gli elementi chiave del vostro progetto, come per esempio la matrice di reazione. Il cliente può ricevere quindi un prodotto assemblato, voi riceverete una soluzione finita pronta per essere inserita nella vostra macchina e non avrete più necessità di alcun software addizionale, né per progettare né tantomeno per far funzionare la vostra soluzione. E andiamo alle caratteristiche salienti del MyPnot. Come dicevamo, si tratta di un relè modulare, ha un modulo di testa che è fondamentale per il funzionamento dell'applicazione e richiede un minimo di una scheda di espansione, fino a un massimo di 8. La logica di sistema è definita semplicemente dal tipo di moduli inseriti e dalle sequenze in cui sono installati. Questa logica ovviamente viene definita, come dicevamo, tramite il MyPnot Creator, che vedremo dopo. I moduli sono collegati tramite un connettore di bus che si trova alla base di ogni scheda e consente l'interconnessione senza l'utilizzo di nessun cablaggio aggiuntivo. Possiamo creare diverse zone indipendenti tra di loro all'interno di un'unica soluzione MyPnot, di un unico blocco di schede. I moduli di uscita a relè o a semiconduttore possono essere con o senza retardo, sia all'eccitazione sia alla disecitazione, consentendo quindi sia uno stop controllato sia invece lo sblocco di una serratura o l'accensione di una segnalazione. Inoltre consente di collegare le varie funzioni, come dicevamo, sia in end, come è classico per la legge di sicurezza, ma anche in OR, per esempio per funzioni avanzate come il jog. Infine abbiamo un'estensiva diagnostica tramite LED, che è caratteristica anche dei moduli di sicurezza della serie Sigma di PIZ. Bene, e adesso passiamo a una panoramica del prodotto. Andiamo a vedere quelli che sono gli elementi componenti questa soluzione. Come potete vedere, ci sono quattro tipologie di schede, i moduli di testa, che in questo momento vanno a contraddistinguere l'inizio della soluzione, la parte fondamentale, il cuore del nostro sistema MyPnot. Poi vedete dei moduli di ingressi, dei moduli di uscita e anche dei moduli misti di ingressi e uscita. Il modulo di testa ha un'alimentazione in 24 volt e può gestire e alimentare fino a 8 moduli di espansione. La funzione di ingresso sicura è di livello superiore ed è integrata. Per esempio può essere una serie di emergenze. I moduli di ingresso. Come potete vedere, abbiamo monitoraggio di due funzioni di sicurezza e possono essere collegate tra di loro in end o in OR. Il monitoraggio può avvenire anche su sistemi a due mani, di controllo a due mani, sia di tipo 3A sia di tipo 3C, più una funzione di ingresso sicura collegata in end. A seguito approfondiamo i moduli di uscita. Ne abbiamo quattro tipi. La misura è 17,5 mm, vedete, sono misure assolutamente standard. Le uscite possono essere a relè oppure semiconduttore, in funzione delle tipologie di sistema da andare a controllare.
come vi dicevo prima, abbiamo due possibilità di ritardo, alla disattivazione o all'attivazione. Il tempo, invece, vedrete che è impostabile. Infine, questi moduli misti che rievocano il tradizionale modulo di sicurezza, fornendoci flessibilità nel nostro sistema. E qui invece possiamo andare a vedere la semplicità, ma la completezza del sistema di ordinazione del sistema MyKnots. Tramite il MyKnots Creator potrete costruire una configurazione adatta alle vostre esigenze. Una volta che sarete soddisfatti di quello che avete realizzato, potrete passare alla fase successiva, la vera e propria fase di ordinazione. Qui, una volta stabiliti alcuni elementi essenziali necessari per completare la configurazione, si concluderà il processo di ordinazione tramite due elementi fondamentali, ovvero l'assemblaggio, che andremo ad eseguire nei nostri magazzini, e infine un test. Quindi noi vi forniremo una soluzione completa, assemblata e collaudata, pronta all'uso. Vi basterà semplicemente cablarla, quindi un vero e proprio plug and play. E qui vediamo un overview invece del processo di creazione e ordinazione. Il MyKnots Creator vi permette di creare la logica e di definire l'hardware, non singolarmente scheda per scheda, ma semplicemente andando a scegliere le tipologie di funzioni di sicurezza, le loro caratteristiche e la loro interconnessione. Una volta fatto questo, avrete il diagramma di connessione completo, quindi per il vostro cablaggio, e poi potrete anche simulare e convalidare la vostra soluzione. Ogni funzione logica potrà essere testata e potrete verificare anche la tipologia di reset che avete impostato e i ritardi saranno eseguiti correttamente come li avete impostati. Potrete salvare queste configurazioni e recuperarle in futuro. In più, se disponete di un codice univoco che verrà generato alla fine del processo, come vi dicevo, se disponete di questo codice, potrete recuperare una configurazione precedentemente creata anche da qualcun altro. Ad esempio, un tecnico PILS potrebbe suggerirvi una soluzione e fornirvi il codice con cui potrete poi, in un secondo tempo, visualizzarla e approfondirla. Da questo potete poi avere una panoramica dei vari elementi componenti la soluzione, avere la matrice di reazione completa, è una panoramica quindi globale di quello che è il progetto e della configurazione dei vari elementi mobili all'interno delle schede, come per esempio trimmer e selettore. Infine, potete trasferire questa configurazione sul nostro e-shop online e da qui con pochi clic potrete ordinare il tutto. Come vi dicevo, vi arriverà un prodotto preassemblato, impostato e testato e potrete scaricare tutta la documentazione in comodo formato PDF. Ecco l'epilogo finale del processo. Questa fase avviene subito dopo la vostra ordinazione. Come vi dicevo, andremo a assemblare e quindi avremo un unico codice che identifica la soluzione completa già pronta. Riceverete un prodotto su misura per voi e non avrete nessuna componente che non vi è necessaria, a differenza delle soluzioni che abbiamo visto in precedenza, quindi di quello che oggi offre il mercato. I parametri saranno già preimpostati, quindi tutti gli elementi, come vi dicevo, trimmer, selettori, saranno già posizionati nel modo ideale per la nostra configurazione. Infine, testeremo a banco praticamente questa soluzione di modo da essere sicuri che tutto sia funzionante e perfetto per voi e poi avrete la consegna di questo prodotto. Non secondario, oggi si tratta di un prodotto largamente disponibile. Quindi quello che ottieni è un relè di sicurezza preassemblato pronto per l'installazione. Plug and play, come dicevamo. È un aspetto a cui PILS tiene parecchio, è sostenibile. Infatti non abbiamo imballaggi singoli per ogni componente della soluzione, ma un unico imballaggio per il MyKnots completo.
Passiamo invece al processo di installazione. Come dicevamo, riceverete una soluzione preassemblata, quindi non andrà ulteriormente, non richiederà un ulteriore intervento. Il prodotto viene consegnato quindi senza dover gestire singolarmente ogni logica e cablaggio. È pronto quindi all'uso, pronto per la messa in servizio. Anche il cablaggio stesso è molto ridotto, perché vi basterà estrarre i morsetti, inserire i cavi secondo lo schema che vi andremo a fornire e poi il MyProz farà tutto il resto. Infatti i moduli sono collegati tramite un bus interno che permette di creare le logiche che voi avete visto a schermo. Ma altrettanto sarà molto semplice sostituire o manutenere la soluzione, in quanto si tratta comunque di moduli singoli e di cui avrete il singolo codice di ordinazione. Per questo, quindi, potrete sostituire solo le parti realmente non funzionanti del sistema. Non vi sarà richiesto nessun altro software, né da conservare né da scaricare all'interno della soluzione. Quindi è una soluzione a bassa complessità, accessibile sia a chi ha poca esperienza con il settore della progettazione, ma anche chi ha la necessità di una soluzione semplice e ripetibile. E infine, i moduli sono molto compatti e, dandovi soltanto le funzioni che vi servono, andiamo a ridurre lo spazio all'interno del quadro. E adesso andiamo a dare uno sguardo al MyProz Creator, il vero e proprio cuore di questa soluzione. Per questo passo la parola al collega Marco. Grazie Alessandro per la tua presentazione. Adesso è arrivato il mio turno, andremo a vedere una dimostrazione live del MyProz Creator. Per fare questo ho necessità di andare su internet e andare a lanciare il browser con il configuratore MyProz Creator. È possibile andare sul sito Pilz e digitare myproz.com. In questa maniera arriviamo a questa pagina, nella quale noi andiamo a cliccare e andare a scegliere quello che è MyProz Creator. In questo ambiente, che adesso andiamo a visualizzare, abbiamo la possibilità di creare la nostra soluzione MyProz. In generale, diciamo, l'ambiente di sviluppo chiede subito all'avvio l'importazione di una configurazione. Nel nostro caso non andremo a fare questo al momento, andremo a vedere quella che è l'ambiente di sviluppo. L'ambiente di sviluppo in generale si presenta in questo modo qua, dove abbiamo nella parte frontale una porta end grande, diciamo, e dove abbiamo il primo componente, diciamo, dove possiamo scegliere. Qui il componente praticamente può essere scelto tra varie funzioni. In particolare, molto spesso questo componente qua è il fondo d'emergenza, in quanto è la funzione madre, quella che, se mancherà, praticamente spegnerà tutte le uscite di sicurezza del nostro sistema. Ho la possibilità di andare a selezionare la tipologia di ripristino, per esempio. Posso definire quelli che sono i cablaggi, cioè posso definire se lavorare con i trigger o senza trigger, quindi con riconoscimento del cortocircuito o senza riconoscimento. Posso mettere anche un piccolo testo per avere una segnalazione di quello che è la funzione di quella funzione, di quella funzione di sicurezza. Poi, come potete vedere, ho la possibilità di aggiungere vari altri elementi, no? In questo caso qua, per esempio, cliccando sul più, posso andare a definire un'altra funzione di sicurezza, potrebbe essere per esempio quella che è la barriera fotoelettrica, per esempio. In questo caso qua, io anche qui posso definire, per esempio, non so, un tipo di ripristino automatico, e magari posso definire praticamente un cablaggio senza i trigger, in quanto la maggior parte delle barriere del mercato hanno la possibilità di fornire uscite OSSD. In questo caso qua, anche qui mettiamo un commento per avere una maggiore chiarezza del software, del progetto. Nella parte destra, diciamo, abbiamo la possibilità di aggiungere delle uscite. Le uscite possono essere a relè o a semiconduttore e possono essere ritardate o istantanee. Questo qua viene impostato tramite l'impostazione che vedete qua, impostando anche il ritardo, per esempio. Per esempio, in questo caso possiamo pensare a un ritardo di mezzo secondo. Oltre alle uscite a relè, posso anche aggiungere, volendo, la possibilità di aggiungere ulteriori uscite a semiconduttore, sempre di sicurezza, con i medesimi
caratteristiche, diciamo, di ritardo o di istantaneità. Nelle applicazioni in cui ho necessità di andare a aggiungere più zone, quindi più elementi indipendenti, posso andare a cliccare Add New Zone. In tal caso, diciamo, la prima funzione madre, quella la funzione di emergenza, viene sempre ripetuta. Questo sta a indicare praticamente che la funzione madre, la funzione di emergenza, è sempre, diciamo, presente in ogni singola configurazione che andiamo a creare. Anche se nello singolo sistema, diciamo, ho la possibilità di avere più funzioni. E, per esempio, possiamo aggiungere ancora altre funzionalità. Nel caso nostro possiamo pensare di aggiungere, per esempio, un cancello con, per esempio, un registro automatico. E qui possiamo aggiungere, per esempio, delle uscite al semiconduttore istantanee, per esempio. La caratteristica del My Plans Creator è anche quella della simulazione. Se io vado a cliccare in questo punto qua, io ho la possibilità di andare a visualizzare la simulazione della mia applicazione. Per esempio, se vado a cliccare sulla barriera, le uscite si spegneranno. Se vado a cliccare sul fondo d'emergenza, spegnerà tutte le uscite. E chiaramente per riarmarlo dovrò dare un ripristino manuale di quelli che sono i funghi d'emergenza. Andando avanti con la presentazione del dispositivo, di quello che è il configuratore, notiamo che c'è la possibilità di avere un overview delle schede hardware. Queste schede hardware praticamente hanno la possibilità di, sono commesse, diciamo, in base alla logica che ho scelto qui, e sono configurate in maniera automatica, in sostanza. Ho la possibilità inoltre di andare a avere uno schema di quello che è il cablaggio delle varie funzioni di sicurezza e quindi permettere di avere di quello che è una presentazione delle varie soluzioni, delle connessioni già pronte, in sostanza. Alla fine ho anche la possibilità di avere quella che viene chiamata una switch off matrix, o detta anche matrice di causa effetto, che mi permetterà di validare quella che è la soluzione MyPnotz in maniera semplice e veloce. Nella parte finale io ho l'order summary, quindi ho la possibilità di avere un riassunto di quello che è la mia configurazione. E posso avere due strategie. La prima strategia praticamente è quella di utilizzare un codice individuale che il cliente deve andare a ordinare, in sostanza, e grazie al quale riceverà tutto il pacchetto già installato, già assemblato. Mentre per quanto riguarda se il cliente vuole assemblare da sé la propria configurazione, ha la possibilità di ordinare quelli che sono i vari codici in maniera separata. A conclusione di quella che è la configurazione, esiste la possibilità di esportare la mia configurazione. Ci sono tre tipi di export. C'è un primo tipo che permette di esportare un link che va a riassumere tutte le informazioni di questa configurazione. Posso esportare quello che è il type code, quindi il codice che mi permette di ordinare l'elemento in maniera unica, in sostanza, quindi già assemblata. E poi ho anche un ulteriore link che permette di avere un file XML che semplifica quella che è la redazione del circuito tramite il software Eplan. Nella parte centrale ho anche un pulsante che mi crea un PDF. Questo PDF ci permette di andare a creare un riassunto, in sostanza una possibilità di avere un riassunto di quelle che sono le informazioni create. Abbiamo PDF. Il PDF permette di avere un riassunto di quella che è la soluzione. Abbiamo un overview a livello di schede, in sostanza. Abbiamo i singoli codici e anche il type code, quindi quel codice che ci permette di assemblare il tutto insieme, in sostanza. Abbiamo tutte le informazioni relative all'applicazione. Per esempio, questa applicazione che ho redatto, vedo i funghi, le barriere, i cancelli, e ho anche un overview di quelli che sono i cablaggi. Quindi ho la possibilità di avere già una conoscenza di quelli che sono i cablaggi della mia applicazione. E alla fine, praticamente, ho la mia matrice di
reazione matrice di causa effetto. Tornando a quello che è l'ambiente di sviluppo, praticamente ho la possibilità di esportare il tutto, quindi ho anche di importare tutto quello che sono le informazioni. Quindi nel momento in cui importo, posso digitare qui il mio type code e ho la possibilità di avere la mia configurazione da passare al mio collega o via dicendo. Conclusa questa parte di demo, torniamo alla nostra presentazione per vedere i vari moduli. Cominciamo a far vedere quelli che sono i vari tipi di moduli praticamente in dettaglio. Vediamo adesso quello che è il modulo di testa. Il modulo di testa permette di avere una singola funzione di sicurezza, abbiamo detto la funzione madre, quella che permetterà, se viene diciamo utilizzata, permetterà lo spegnimento di tutte le uscite. Come potete vedere, la funzione ha anche un ingresso di start e ha la possibilità di offrire quelli che sono i trigger che saranno utilizzate per tutte le applicazioni, per tutti quei sensori che avremo anche nelle altre schede. Tutto è completato da un'uscita che ci dà lo stato di quella che è la funzione di sicurezza. Ovviamente, chiaramente, il modulo lavora solamente in 24 volte DC. Questo modulo è un modulo di 4 ingressi. In sostanza ho la possibilità di avere due funzioni di sicurezza a doppio canale, oppure non monocanale in sostanza, e sono connessi tra di loro in end. In questo caso qua praticamente possiamo, le due funzioni di sicurezza sono messe in end, quindi sono messe in end anche con quelli che sono la funzione madre, quindi i funghi per esempio. Come potete vedere poi qui ci sono dei selettori che tipicamente ci vanno a indicare se il cablaggio è fatto con un riconoscimento del cortocircuito o senza riconoscimento del cortocircuito, oppure se lo start è di tipo manuale, automatico o monitorato. Un'altra tipologia di scheda, per esempio, è sempre di 4 ingressi, però riassume quella che viene chiamata un OR. In sostanza ho la prima funzione di sicurezza, ho la seconda funzione di sicurezza e sono messi in OR tra di loro. In maniera analoga alla precedente, diciamo, abbiamo sempre i selettori che ci permettono di selezionare il tipo di ripristino e il tipo di cablaggio. La terza tipo di scheda è una scheda che fa riferimento, diciamo, alla connessione bimanuale, in particolare bimanuale di tipo 3A. In questa scheda, diciamo, abbiamo un bimanuale di classe 3A, praticamente quindi con due contatti NO, sono messi in end con un'altra funzione, una funzione di sicurezza praticamente. In questo caso qua, chiaramente, quello che è la connessione tra i due le funzioni è in end, e quindi in sostanza loro funzionerà, chiaramente si apre un bimanuale e quella che è la funzione principale connessa S21 e S22 ha un segnale alto. Abbiamo anche a disposizione quella che viene chiamato il bimanuale di classe 3C. Vi ricordo che la differenza tra il classe 3A e il classe 3C è legata al fatto che classe 3A ha due contatti NO, classe 3C ha due contatti ha per ogni pulsante un NC e un NO. Anche in questo caso qua abbiamo, quindi, la connessione del bimanuale e la connessione di una funzione di sicurezza. E il tutto è connesso in end. Passiamo a quelle che sono le funzioni di uscita. Abbiamo funzioni di uscita, diciamo, a semiconduttore, quindi abbiamo delle uscite di semiconduttore. Le caratteristiche di queste uscite sono uniche, nel senso che abbiamo la possibilità di avere fino a un carico totale di 6 ampere, quindi la somma di due carichi di 6 ampere, che include nel mercato, diciamo, è un valore molto alto, e chiaramente la possibilità di gestire quelli che sono due feedback praticamente, uno per la prima uscita e uno per la seconda uscita. In parallelo abbiamo anche quelle che sono le uscite ritardate, quindi questo modulo che vediamo alla mia destra ha un'uscita istantanea più un'uscita ritardata. Anche in questo caso qua abbiamo due ingressi di feedback. Il primo ingresso fa riferimento all'istantanea, il secondo ingresso fa riferimento alla ritardata. Il ritardo viene gestito tramite dei trimmerini. In sostanza ho due trimmerini che permettono di definire la base dei tempi e la base e il moltiplicatore in sostanza. Quindi in sostanza abbiamo un fattore di moltiplicazione più una base di tempi. Entrambe le tipologie di schede hanno un'uscita Q1 che permette di avere una segnalazione non di sicurezza. Tutte le schede di uscita hanno, le schede di uscita semiconduttore
hanno un'alimentazione che deve essere sempre presente durante l'utilizzo. In questa slide vediamo quelli che sono le uscite a relè. Le uscite a relè raggiungono il massimo livello di sicurezza e anche in questo caso qua hanno un ingresso di feedback e un'uscita di segnalazione. La differenza tra quelle che sono le uscite a relè alla mia sinistra e alla mia destra sta nel fatto che alla mia sinistra ho quelle istantanee, alla mia destra ho quelle ritardate. Anche in questo caso qua il ritardo viene gestito tramite i due trimmerini. Per quanto riguarda poi gli ultimi tipologie di moduli, sono i moduli di ingresso-uscita, sono caratterizzati dal fatto che hanno, oltre che le uscite, anche degli ingressi. Quindi abbiamo una funzione di ingresso, gestita sempre col suo ingresso di reset, e due uscite al semiconduttore, aventi sempre i due ingressi di feedback. L'alimentazione per la scheda, quindi questa alimentazione è necessaria per gestire quelle che sono le uscite, e l'uscita Q1 che mi dà la segnalazione. Per quanto riguarda le schede miste contenente anche l'uscita relè, anche qui abbiamo una coppia di abbiamo una funzione di ingresso con il proprio ripristino, abbiamo i tre contatti con il massimo livello di sicurezza, abbiamo un ingresso di feedback e abbiamo un'uscita Q1 che ci dà l'informazione di segnalazione. In tutti i moduli, come in tutti i moduli che hanno degli input, c'è il trimmerino che ci permette di definire il tipo di ripristino e il tipo di cablaggio, se con o senza riconoscimento del cortocircuito. Esistono poi quelli che sono schede miste, ingressi e uscite ritardate. Come detto prima, abbiamo sempre la funzione di ingresso, abbiamo sempre un'uscita istantanea più una ritardata, un'uscita di segnalazione e gli ingressi di feedback come precedentemente già descritti. Nella mia sinistra vedete che ci sono tre tipi di trimmerini. Il primo trimmerino fa riferimento alla funzione di ingresso, i due altri due trimmerini vanno a definire il tipologia di ritardo e quindi fa riferimento alle uscite. Ultima tipologia di scheda è quella che fa riferimento a scheda mista ingresso-uscita, quindi abbiamo sempre una funzione di ingresso praticamente che è una funzione d'uscita, quindi questi qua sono contatti a relè. I contatti a relè sono al massimo livello di sicurezza e hanno comunque la possibilità di avere una uscita di segnalazione Q1 che permette di darci informazioni per le PDC automazione. L'ingresso Y18 fa riferimento all'ingresso di feedback, quindi se volessi mettere due contattori sotto questi contatti di sicurezza, devo andare a monitorare i contatti NC sul mio ingresso Y18. Come vedete dalla figura alla mia sinistra, c'è il trimmerino per la funzione di ingresso e i due trimmerini per gestire quelli che sono i ritardi. Nel modulo di testa, il modulo di testa abbiamo detto prima, Alessandro diceva che è l'anima di quello che è il MyKnoth, ho la possibilità di avere una funzione di sicurezza, ma ho anche un ulteriore trimmerino. Questo trimmer ci permette di definire quello che è il comportamento del sistema MyKnoth. Come potete vedere qui, ci sono tre tipologie, diciamo, di posizioni. La posizione run permette di far funzionare il mio MyKnoth, la funzione stop va a bloccare, quindi a spegnere tutte le uscite, e quella che è la terza funzione, la funzione conf, permette di andare di avere una modalità di configurazione del mio MyKnoth. Infatti viene utilizzata nelle applicazioni in cui, per esempio, ho necessità di andare a modificare le mie impostazioni del MyKnoth. In quei casi lì, nel caso in cui io vada a cambiare un tipo di ripristino o un tempo di ritardo, per esempio, ho la possibilità tramite questo trimmerino di andare a registrare questa modifica e quindi a fare un'operazione di teach-in per poter poi utilizzare questa modifica nelle applicazioni successive. I trimmerini, abbiamo detto, nelle funzioni di ingresso hanno la possibilità di avere molteplici funzioni,
in sostanza sono due: possibilità di andare a realizzare un cablaggio con o senza riconoscimento del cortocircuito, a seconda che sia del lato destro o sinistro, oppure posso andare a definire quelle che sono i tipi di ripristino, quindi un ripristino automatico, ripristino manuale sul fronte di salita, manuale sul fronte di discesa, oppure possibilità di avere un ripristino automatico con testa all'avvio. I tremolini relativi a aggiuntivi, quelli associati alle uscite, come detto prima, vanno a fungere una funzione di ritardo. Quindi c'è una funzione, diciamo, di moltiplicatore e una funzione di base dei tempi. E in più posso definire anche se voglio un tempo di ripristino all'inserzione o alla disinserzione. Passo la parola adesso al collega Alessandro, che vi descriverà quello che è il primo esempio studiato per voi. Grazie Marco per la presentazione, per l'approfondimento su tutti gli aspetti tecnici del MakeNotes. Adesso invece passiamo a qualche esempio pratico dove possiamo andare a vedere sul campo che cosa può fare, quali sono le vere potenzialità di questo sistema. Cominciamo subito da un primo esempio applicativo, che potrebbe essere una macchina tensile o una piccola macchina per il packaging. Abbiamo delle funzioni tutto sommato semplici, da una a quattro emergenze in serie, due funzioni di ingresso sicure, potrebbero essere barriere, scan, sensori ottoelettronici in generale, sensori RFID o altre tipologie di sensori, e due uscite a semiconduttore. Come potete vedere, quindi, nel primo riquadro è rappresentata la logica, come la troverete, come la potete costruire sul MakeNotes, e invece alla destra l'hardware finale, quindi tre elementi. In fondo invece il type code. Grazie a questo type code che potete riutilizzare anche voi, potete subito e immediatamente avere questa configurazione completa per questi semplici esempi di macchine. Andiamo invece a un esempio un po' più complesso. Qui di fronte a noi c'è una pressa semiautomatica, quindi un'attrezzatura decisamente pericolosa, e qui abbiamo due emergenze in serie. Dobbiamo andare a gestire il comando a due mani, importantissimo, di tipo 3C, essendo un dispositivo molto pericoloso, una barriera fotoelettrica di protezione, che molto probabilmente sarà una categoria 4, un performance level, e dobbiamo eventualmente anche monitorare un cancello di sicurezza per gli ingressi durante le fasi di manutenzione. Ed ecco che cosa ne viene fuori. Potete vedere quindi nella logica i quattro blocchi rappresentati, dall'alto verso il basso: emergenza, due mani, barriera e riparo, e le uscite di sicurezza. Anche qui tre schede diverse da prima, per una dimensione complessiva comunque sempre estremamente ridotta, e il type code che, come dicevo prima, potete fare vostro e utilizzare per la vostra configurazione. Passo invece la parola al collega Marco per qualche esempio un po' più avanzato. Grazie Alessandro, andiamo avanti con il terzo esempio. Qui abbiamo una situazione abbastanza tipica, abbiamo una macchina per la palettizzazione. Vi ricordo di guardare anche la fotocamera, in quanto c'è la possibilità di vedere sulla nostra valigia demo questo tipo di applicazione. Qui abbiamo in sostanza una zona 1, nella quale abbiamo una serie di emergenze. Abbiamo poi il monitoraggio di un cancello di sicurezza. Abbiamo due barriere, una barriera d'uscita del materiale col muto integrato e una barriera interna praticamente. Questa barriera interna ha la funzione particolare, nel senso che quando la porta è chiusa, la barriera, diciamo, può essere interrotta senza problemi. Quando la porta è aperta, la barriera, diciamo, se interrotta, bloccherà la zona 1. Esiste poi la zona 2, che è la zona di carico, vedete il carico pallet, che è presidiata da una barriera fotoelettrica, diciamo, e che è una zona indipendente, diciamo.
Nel nostro caso, con MyPnoth, questo è un caso tipico in cui abbiamo la possibilità di gestire con MyPnoth due zone indipendenti. La zona 1, costituita dall'emergenza, l'emergenza che va a spegnere la zona 1, la zona 2, come vedete. E nella zona 1 abbiamo anche quella che sono la barriera interna, messa in OR con quella che è la funzione di sicurezza del riparo. Quindi se la barriera è interrotta e il riparo è chiuso, non ci sono problemi. Se invece il riparo è aperto e la barriera è interrotta, bloccherà la zona 1. E poi chiaramente ho la terza barriera, quella diciamo della zona di scarico. Qui. Nella zona 2 abbiamo il fumo d'emergenza, come ho detto prima, è la funzione madre, quella che spegne tutte le uscite. E abbiamo la barriera diciamo di carico. Se interrompo la barriera di carico, spengo solo la zona 2. La zona 1 continua a lavorare. Nella mia sinistra vedete che esiste anche quello che è il type code, grazie al quale, se importato nel MyPnoth Creator, ho la possibilità di avere tutta la configurazione già disponibile per l'ordine. Passiamo ad ora all'esempio 4. L'esempio 4 è un esempio carino, secondo me. Qui abbiamo un laser scanner centrale che va a offrire due coppie di USCD distinte, quindi per fare il lato 1 e il lato 2, in maniera indipendente. E abbiamo la gestione dei funghi, quindi abbiamo una serie di funghi in sostanza, le due funzioni di sicurezza del lato 1 e lato 2, presidiate dal laser scanner, e abbiamo a disposizione la necessità di avere dei contatti di sicuri da dare a quella che è la macchina e quindi bloccare tutto quanto. Anche qui abbiamo un altro esempio di come MyPnoth può gestire più zone. In particolare, in questo caso qua, come vediamo, abbiamo una prima parte, lato 1, che va a morire, va a spegnersi con il fumo d'emergenza, più la prima copia di SSD. Abbiamo poi il lato 2, che si spegne con l'emergenza e con la seconda copia di SSD. E in questo caso qua abbiamo anche l'emergenza che in maniera indipendente, diciamo, va a spegnere le valvole, cioè le valvole vengono spente solamente se viene premuta l'emergenza, non se per esempio viene interrotto il fascio della scanner. Ultimo esempio, l'esempio 5, è un esempio interessante perché offre la possibilità di andare a parlare di serie di dispositivi contatto pulito. Come voi sapete, quella che è la NISO 14119 richiama un technical report, il 24, TR24119, che ci dice che l'utilizzo di contatti puliti in serie, nel caso peggiore, porta a un degradamento del livello di sicurezza. Ecco che nel nostro caso, utilizzando MyPnoth, quindi andando a portando quelli che sono i vari dispositivi in maniera singola, ho la possibilità in questo tipo di applicazioni di avere un elevamento, un miglioramento del PL ottenibile, quindi la possibilità di avere un livello massimo di sicurezza. Bene, adesso che abbiamo concluso con gli esempi applicativi, andiamo a un'ultima slide di riepilogo per vedere pregi della questa soluzione rispetto alle soluzioni tradizionali. Sulla sinistra, come potete vedere, c'è una batteria di moduli plastici, mentre invece sulla destra il nostro MyPnoth. Partiamo da quello che è un confronto sugli aspetti della progettazione. Nel primo caso abbiamo i vincoli che ci danno il tipo di hardware, sono ingressi e uscite, tutte sullo stesso dispositivo, e la necessità quindi di attenersi a quello che ci ha proposto il costruttore. E in più queste soluzioni sono complesse da modificare, richiedono cablaggi dedicati, un sentiero aggiuntivo e quant'altro. Mentre invece, con il MyPnoth, grazie al MyPnoth Creator, possiamo costruire la nostra applicazione e sfruttare la flessibilità delle varie tipologie di schede. In più, potremo rapidamente modificare la nostra soluzione e persino recuperare i componenti di una soluzione che non usiamo più e crearne una nuova con questa. Il cablaggio. Come dicevamo, ogni logica che vogliamo fare richiederà un complesso cablaggio che dovremo studiare in precedenza e poi realizzare con perizie. E quindi questo rende i moduli tradizionali sicuramente più appannaggio di chi ha già una consolidata esperienza.
Inoltre hanno ingombri elevati perché ci danno molte parti e componenti che potremmo non utilizzare, ma siamo costretti ad inserire nella nostra quadra. Mentre invece nel Micronaut nessun cablaggio aggiuntivo è richiesto, potremmo ricevere, come abbiamo visto in precedenza, una configurazione persino già testata e assemblata, e gli ingombri saranno limitati al minimo necessario per la nostra applicazione. Infine, tutte quelle che sono le funzioni più avanzate sono complesse, difficili da realizzare e soprattutto non abbiamo nessun strumento per testarle con i moduli tradizionali, mentre invece con il Micronauts, che ci fornisce un agile simulatore, possiamo verificare e correggere al volo eventuali errori prima di acquistare anche solo un semplice pezzo. La presentazione quindi è conclusa, vi ringraziamo di averci accompagnato fino a questo momento e adesso passiamo alle domande. Vedo che ne sono arrivate parecchie lungo il corso di tutto questo incontro. Riaccendiamo per fare questo le nostre webcam e siamo a disposizione pronti per rispondere. Ok, per quanto riguarda le domande che sono arrivate, andiamo a vederle insieme. La prima domanda che ci è arrivata riguarda le certificazioni su Micronauts. Micronauts ha certificazione di PUV, quella classica, dove possiamo vedere che è stato costruito, è in accordo alla 13891 e alla 62601, e anche la certificazione in riguardo alla 62508 e anche la normativa standard processo 61511. È chiaro che ci sono altre certificazioni, sono un caso per esempio la certificazione UL per il mercato americano, la certificazione EAC per il mercato russo, la certificazione CQC per il mercato cinese. Dal prossimo anno avrà anche la certificazione KCA per quanto riguarda il mercato in Gran Bretagna. Vediamo poi, ci sono altre domande. Vedo qua un'altra domanda: posso avere contemporaneamente sia uscite a relè che uscite a semiconduttore in un sistema Micronauts? È chiaro che è possibile, chiaramente nelle applicazioni in cui ho necessità di avere magari elevati tipi di numeri di cicli, praticamente possiamo avere delle uscite a semiconduttore miste a quelli a relè. Chiaramente devo stare attento a non superare il massimo numero di espansioni, quindi massimo 8. Vedo, Alessandro, vuoi rispondere anche a te a qualche domanda? Sì, allora, dopo aver acquistato la configurazione semi-assemblata, posso riconfigurarla liberamente o esiste qualche limitazione rispetto ad acquistare i singoli componenti? No, è possibile riconfigurare completamente, diciamo, partendo da dei componenti singoli. L'importante appunto è rifarsi allo schema che ci può assegnare il creator, in modo da poter avere una configurazione con una logica che possiamo comprendere e soprattutto passare attraverso la fase di setup, appunto quel trimmer di regolazione che ci mostrava prima Marco, che consente quindi al sistema di apprendere la nuova configurazione che gli abbiamo assegnato. Andiamo con un'altra domanda. Allora, quale livello di sicurezza può raggiungere la singola uscita semiconduttore? In questo caso si raggiunge categoria 4 performance level, quindi il massimo livello di sicurezza. E lascio a te Marco invece. Un'altra domanda qui: a quale altezza sul livello del mare può essere utilizzato Micronauts? In generale tutti i dati di targa quindi fanno riferimento all'altezza di 2000 metri sul livello del mare. È comunque possibile, è stato certificato anche per altezze superiori, però bisogna stare attenti perché comunque il massimo livello di temperatura da controllare ambientale deve essere il più basso in sostanza. In particolare con 2000 metri abbiamo 55 gradi,
mentre con i 5.000 metri abbiamo un derating fino a 40 gradi praticamente. Questo è dovuto al fatto che comunque più si va su in altezza praticamente, più la rarefazione diciamo dell'aria è differente, quindi anche la dissipazione del calore è in qualche maniera differente. Andiamo a vedere altre domande. Vedere qua. Dunque, altre domande. Posso usare lo stesso pulsante di reset per ogni funzione di sicurezza? Ogni funzione di sicurezza ha un suo ingresso di reset, come abbiamo visto. Nel caso in cui io abbia necessità di avere un unico punto di reset, praticamente, posso in qualche maniera andare a usare questo stesso pulsante su più ingressi, in sostanza. Poi vedo un'altra domanda legata alla necessità di avere una categoria 3 per quanto riguarda le... Dove è andata a finire? Eccola qua. Scusate, ma sono tantissime domande, quindi perdo il tempo. Ecco, allora faccio una precisazione su quello che dicevamo prima, perché c'era un'altra domanda che faceva sempre riferimento alla riprogrammazione del sistema. Allora, riprogrammazione è un termine fin troppo ardito, nel senso che in realtà è un processo molto semplice, basta girare un trimmer, lasciare qualche secondo per l'apprendimento e il nodo di testa va ad acquisire la nuova configurazione. Quindi è tutto abbastanza semplice, abbastanza proprio meccanico, come si dice in questa, come ci viene chiesto in questa domanda, quindi molto rapido intervenire e riconfigurare anche completamente il MacNotes. Torno a una domanda qui, vedo il software MacNotes crea, esegue configurazioni sempre in categoria 3, in realtà diciamo è vero, MacNotes Creator fa sempre conto che ci siano sempre due ingressi, chiaramente nelle applicazioni in cui ho necessità di avere un singolo ingresso vado a mettere questo il segnale sia sul primo ingresso che sul secondo ingresso in parallelo, quindi possiamo realizzare sia configurazioni singolo canale che doppio canale. Alessandro, ce n'è un'altra sì, domanda? Sì, ci sono alcune domande in merito al discorso processo di consegne e tempistiche. Allora, allo stato attuale, nonostante il periodo molto complesso, il prodotto è molto disponibile, quindi il processo si risolve in tempi veramente stretti, diciamo tramite il sistema del creator, che sia diciamo direttamente con noi, che sia attraverso i nostri rivenditori autorizzati, in pochi giorni, insomma il tempo appunto di eseguire l'inserimento dell'ordine, che è già automatizzato, il test e la configurazione, come vi abbiamo spiegato, e poi il packaging e l'invio, insomma parliamo di pochi giorni davvero, a fronte di altri prodotti che diciamo stanno raggiungendo tempi di consegna molto lunghi. Quindi un altro plus, ecco, diciamo, circostanziato a questo periodo, è quello di essere un prodotto davvero molto disponibile. Per un'altra domanda in merito a un esempio con Logica OR, ovviamente è possibile fare praticamente logiche OR AND tramite MacNotes Creator. In generale, diciamo, il classico esempio è legato, come avevo visto prima, di magari di bypass di alcune barriere interne quando la porta è chiusa, oppure necessità di avere ulteriori tipologie di logiche, diciamo, che includono anche la parte OR. È chiaro che dopo posso anche andare a simulare tutto come con la simulazione tramite MacNotes Creator. Una volta che ho selezionato la mia logica, vado sulla parte superiore del tool e c'è la possibilità di andare a richiamare la simulazione andando a creare praticamente quelle che sono le condizioni che volevo fossero verificate e posso fare quello che devo fare in sostanza. Alessandro, altre domande? Vedo qua sempre in sì, arrivo. Si possono collegare più moduli MacNotes su quadri distanti tra di loro. È tra l'altro un'applicazione che ho seguito personalmente, quindi vi posso confermare di sì. Sostanzialmente quello che li mette in relazione è la logica del quella che abbiamo inizialmente chiamato come emergenza generale, quell'elemento che trovate sul creator sempre presente anche dal primo istante in cui aprite una nuova configurazione. Quindi sì, diciamo potete riportare
l'uscita generale o un'uscita specifica di una configurazione e andare a pilotare un'altra. Quindi non c'è un collegamento in base di campo o cose del genere, ma si possono interconnettere e mettere in relazione più sistemi, questo sì. Un'altra domanda è in relazione tra i trimmer davanti ai dispositivi e il configuratore web. Diciamo che in generale quando io vado a crearmi la mia logica e vado a definire la tipologia di cablaggio, la tipologia di ripristino, automaticamente il configuratore va a definire qual è la posizione dei trimmer. Se poi il cliente vuole ricevere il tutto in un unico pacchetto, diciamo, lo ordina tramite type code e riceve già tutti i trimmer già impostati in base alle selezioni del configuratore web. Quindi in sostanza ci sono due strategie: o uno va a ordinare, diciamo, tramite quello che viene chiamato il type code, e in quel caso lì arriva tutto un pacchetto già fatto, già intestato, già impostato con i trimmer, oppure può anche scegliere di andare a prendere i singoli pezzi e poi andare a selezionare con il cacciavite i trimmerini in funzione delle logiche previste e impostazioni previste in sostanza. Vedo altre domande ancora. Allora, in generale, quindi un'altra domanda che vedo qua è legata se esistono delle librerie per quanto riguarda il calcolo del PL. Confermo che è disponibile la libreria in formato VVMA. Questa libreria, diciamo, è sia importabile sul nostro tool di calcolo Pascal e sia sul tool di calcolo Sistema. E grazie a queste librerie c'è la possibilità di andare a realizzare quelli che sono i calcoli del PL e anche del SIL in generale, soprattutto per il nostro tool. Vedo che ci sono un paio di domande, sono veramente numerosissime, intanto vi ringraziamo per la partecipazione molto attiva. Ci sono due domande che metto un attimo insieme. Una si riferisce a qual è il massimo tempo di ritardo. Allora, parliamo di 300 secondi per quanto riguarda la disecitazione, 180 l'eccitazione. Collegato a questo c'è un'altra domanda che mette in correlazione i trimmer, appunto, con cui si regola il ritardo e non solo. E la configurazione web, beh, i trimmer, allora la configurazione web ci dà anche indicazione su come impostare i trimmer. Poi se acquistate il codice tramite, diciamo, la configurazione tramite type code, quindi il pacchetto finito, questi saranno già impostati. Se invece prendete gli elementi singoli dovrete farlo manualmente, ma troverete nella documentazione allegata la disposizione da darli. Ok, Alessandro, mi sa che è giunto il tempo di concludere. Sì, tanto le domande continuano ad arrivare, vi ringraziamo di questo, vi ringraziamo della partecipazione numerosa, vi chiediamo ancora un secondo di tempo, ci sarà un questionario di gradimento subito alla fine, vi prenderà veramente pochi istanti, ma per noi è molto utile. Diciamo, riceverete una mail di ringraziamento. Tutti quelli a cui non hanno avuto una risposta per i tempi di questo webinar la riceveranno in separata sede, quindi non vi preoccupate. E intanto vi ringraziamo nuovamente per la partecipazione e vi invitiamo a seguire anche i futuri webinar. Grazie ancora. Grazie ancora.